Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale di YouTube. Io sono Cristian e oggi sono in compagnia del Motorola Xoom 2. Riedizione quindi dello Xoom 1 di Motorola con alcuni miglioramenti, soprattutto dal punto di vista del design, ma come vedremo poi anche delle caratteristiche tecniche. Intanto che parlo delle caratteristiche, facciamo partire un gioco, così non abbiamo anche riflessi sul display. Vediamole subito. La prima, la potete vedere, è il design, questa leggera curvatura che rende il tablet sicuramente più ergonomico. L'altra differenza non la potete invece vedere a video, ma riguarda il peso. Peso che è passato dai 730 grammi dello Xoom 1 ai 599 grammi, quindi 600 grammi di questa nuova edizione. Il tablet risulta quindi sicuramente più maneggevole. Misure, le diciamo molto velocemente, sono 25 centimetri per 17 per 8,8 di spessore. Vediamo le altre caratteristiche tecniche, partiamo dal display, molto interessante. Lo Xoom 2 ha un display da 10,1 pollici con rivestimento Corning Gorilla Glass, quindi è resistente agli urti, alla polvere e è anche leggermente idrorepellente, per cui gli schizzi d'acqua non lo danneggiano, non immergetelo però altrimenti sono dolori. Per quello che riguarda la risoluzione dello schermo abbiamo un 1280x800 pixel, quindi una risoluzione sicuramente molto interessante. Vediamo le altre caratteristiche partendo dal sistema operativo, usciamo un attimo dal gioco, lo facciamo vedere, qui abbiamo uno schermo animato, sistema operativo che non è Android 4.0, non è l'ultima versione, quindi ma la 3.2.2. Honeycomb, sarà disponibile presto comunque anche l'aggiornamento. Finiamo le caratteristiche dicendo che la connettività è garantita naturalmente dal Wi-Fi, dal Bluetooth 2.1, dalla porta USB integrata e in questa versione anche dal 3G. Non a caso questo modello viene venduto anche brandizzato TIM. Abbiamo detto 1 giga di RAM la memoria, 16 giga invece la memoria disponibile per lo storage. Facciamo un attimo vedere invece il tablet, oltre che per apprezzarne il design, anche per apprezzarne la gommatura che c'è su questi lati, molto comoda perché permette di avere una presa sul tablet molto buona. Facciamo vedere qualche cosa. Qui abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, i due tasti volume sono posti lateralmente in questa posizione e devo dire sono molto comodi da utilizzare. Sotto abbiamo l'ingresso per la micro USB e per l'uscita HDMI. Non abbiamo nient'altro sui lati. Abbiamo in alto l'ingresso per le cuffie da 3,5 mm. Qui abbiamo lo sportellino che serve invece per inserire la SIM. Si era parlato di espandibilità anche micro SD o comunque SD, in questo caso non c'è, nel senso che lo sportellino è chiuso. Non vi sappiamo però dire se nella versione finale poi sarà effettivamente disponibile. Parliamo anche di processore, che è una delle grandi novità di questo modello, non più 1 GHz come nello Xoom 1, ma 1.2 GHz dual core. Il processore è un Texas Instrument, il modello è l'OMAP 4430. Finiamo parlando della fotocamera, una fotocamera frontale più una posteriore, la vediamo qui, da 5 megapixel con autofocus e lo potete vedere anche un LED flash. Oltre a scattare foto gira anche video fino a 1080p, quindi anche in alta risoluzione. Prima di vedere un po' il software diamo qualche impressione d'uso. Diciamo che sostanzialmente la diminuzione del peso si sente come, e lo Xoom 2 è sicuramente più maneggevole. Anche il processore da 1,2 GHz, il dual core, è sicuramente un ottimo inserimento perché permette di utilizzare programmi e applicazioni con grande facilità e senza nessun rallentamento. Vediamo per esempio il browser integrato, in questo caso
c'è il sito di Team, ma possiamo aprire tranquillamente un sito nuovo, tanto per far vedere che comunque è molto veloce. Apriamo per esempio il sito di cellularemagazine.it. Come vedete, perfetto, tra l'altro supportato anche il flash. Ecco, qui tenete conto che in questa stanza il wifi non è, il segnale non è molto forte, comunque molto scorrevole, funziona tutto, vedete, molto veloce. Possiamo per esempio aprire anche un'applicazione YouTube. Lui chiede naturalmente se la vogliamo aprire via browser o direttamente con l'applicazione è sicuramente meglio. E qua abbiamo gli ultimi video caricati sul nostro canale di YouTube. Vogliamo vedere qualche altro software? Del browser l'abbiamo detto, vediamo un po' come funziona in riproduzione. Direi molto bene, sia con il player integrato, ma molto meglio anche scaricando per esempio un player aggiuntivo dalla rete. Non c'è assolutamente problema nel riprodurre nessun tipo di formato. Noi in questo caso abbiamo scaricato un trailer che adesso vi faccio vedere, anche per farvi vedere la qualità. Mettiamo un attimo il volume. Questo per la cronaca è il trailer di Dobbit, il nuovo film di Peter Jackson, prequel tra l'altro della trilogia del Signore degli Anelli. Un po' scuro, forse non è bellissimo da vedere. Vediamo magari invece di ascoltare un brano musicale, anche perché vi volevo far sentire un po' la qualità, che è assolutamente buona. Vedete, i due speaker laterali danno un buon effetto stereo. Perfetto, direi che abbiamo visto abbastanza anche le applicazioni. Vediamo magari un gioco, giusto per farvi vedere il funzionamento e per farvi vedere che non ci sono assolutamente rallentamenti. Ecco, qui magari non è facilissimo. Anche per darvi un'idea della reattività del touch. Che dire, tiriamo un po' le somme. Ma allora, diciamo che inizialmente siamo rimasti un po' sorpresi dal fatto che l'Oxum 2 avesse un processore solo dual core, anche se da 1,2 GHz, mentre tutti sanno che adesso sono in arrivo quadricore. Anche la presenza di Android in versione 3.2 potrebbe fare storcere il naso, nonché, anche se in realtà poi è previsto l'aggiornamento alla 4.0. Diciamo che però poi utilizzandolo per un po' ci siamo resi conto che alla fine la potenza sviluppata dal processore è più che sufficiente per fare qualsiasi cosa, e quindi tutto sommato alla fine l'Oxum 2 si è rivelata un'ottima sorpresa. È molto interessante anche l'applicazione Motocast, che permette di sincronizzare smartphone, ma in questo caso anche tablet, con il vostro computer, per cui la sincronizzazione avviene tramite wifi, per cui potete in pratica utilizzare i contenuti che avete sul vostro computer, dandogli voi le cartelle che volete utilizzare direttamente dal tablet senza bisogno di cavi, per cui in qualsiasi punto siete, anche a distanza, l'importante è che il vostro PC rimanga acceso, potete utilizzare e guardare i contenuti che ci sono per esempio sul vostro desktop.
Vedete, io in questo momento sto browsando i contenuti che ho sul mio computer. Vediamo anche la visione di un contenuto in streaming. Perfetto. Bene, direi che per questo primo, diciamo, contatto con il Motorola Axum 2 è tutto. Buona anche l'autonomia che il produttore da 10 ore, diciamo che noi provandolo per qualche giorno più o meno siamo arrivati anche a un 7-8 ore di utilizzo, per cui un utilizzo senz'altro buono. Da Cellulare Magazine è tutto, un saluto da Cristian.